Marche Outdoor Orienteering Days, 3 giorni di orientamento nelle città di Recanati, Ancona e Fossombrone. A Recanati, nello splendido centro storico, va in scena la gara sprint, valevole come terza tappa della Coppa Italia di categoria e qualificazione per la prova del giorno successivo ad Ancona, città perfetta, se vogliamo, per l'orientamento. L'ultimo evento va in scena invece al Bosco delle Cesane, a Fossombrone, con una sfida boschiva sulla media distanza. Ad organizzare questo trittico di gare marchigiane la SD Picchio Verde del presidente Matteo Dini, delegato Fisola, Federazione dello Sport con Bussola e Cartina, e per l'occasione direttore del Marche Outdoor Orienteering Day. Seconda puntata del nostro magazine sull'orientamento, siamo in centro Italia allora, e come sempre diamo il benvenuto al nostro Pietro Illarieti. Ciao, ben ritrovati a tutti, una bellissima 3 giorni qua nelle Marche, curate dalla Picchio Verde di Matteo Dini, tanti scenari differenti, centri storici e bosco, ma soprattutto anche tanto territorio, un territorio che ha molto da offrire, ma lo scopriremo strada facendo. Allora, dicevamo, Recanati, Ancona e Fossombrone, trittico di gare davvero molto interessante e anche particolare, anche nel format se vogliamo, poi lo scopriremo come diceva il nostro Pietro, ma prima la voce dei protagonisti. Benvenuto al territorio, qui è Giacomo Rossi, consigliere regionale. Sì, una 3 giorni tutta marchigiana che anche la nostra regione ha voluto sostenere, 3 tappe in 3 città, in 3 province di questa bellissima regione. Sì, un importante indotto, e anche per questo che la nostra regione sostiene l'orientering, perché è lo sport migliore, no? Che fa conoscere il territorio e porta gente sul territorio. Questa unione tra sport e turismo nella nostra città è un'unione perfetta. La città può offrire tanti aspetti positivi, dalla cultura al paesaggio, all'enogastronomia, quindi è veramente un weekend in cui uno si può divertire e poi fare questo sport bellissimo che è l'orienteering. 3 giornate di orienteering nazionale, si parte da Recanati, chi traccia questa gara è Massimo Bianchi. Buongiorno a tutti, oggi a Recanati è l'aperitivo per questa 4 giorni di gare, questa è la qualificazione per poi presentarsi nel miglior modo possibile a Ancona. La gara odierna vale tanto, chi sbaglia qui sbaglia praticamente 2 giornate. È importante, sì, ma devono stare attenti a prendere la scelta giusta. Si comincia dunque dalla bellissima Recanati con un percorso, fra poco lo vedremo, che costringerà gli atleti a un duplice sforzo fisico e tecnico. La vittoria potrebbe andare allo sprinter più completo, ma anche a quello che fino alla fine riuscirà a rimanere concentrato e attento, come sempre in queste gare brevi e veloci. Pietro. È così, abbiamo visto partire Lukas Patscheider, uno dei pretendenti al successo finale oggi. Si parte da Recanati, città appunto di leopardi, ma città anche del tenore Beniamino Gigli, e poi qui sempre città d'arte, dove possiamo ammirare le opere di Lorenzo Lotto. Quindi c'è tutto in questa città. Partiamo qua a Verena Troi, non è la sua gara, ma invece potrebbe essere la gara di Viola Zagonelli. In questo si parte in una parte bassa in questo parco e poi dopo si entra nella parte più intricata del centro storico. È una bellissima giornata di sole, attenzione anche ai turisti. Ilian Angeli, un altro dei grandi pretendente al successo di oggi un doppio ostacolo, perché chi sbaglia in questa gara compromette anche quella di domani. Infatti i primi 24 accedono alla finale knockout che si tiene ad Ancona. Cosa vuol dire? Che oggi i primi accedono a quella che è appunto quello che sarà il campionato italiano domani in knockout, una gara a eliminazione con batterie già dal mattino, una gara molto breve, sprint, ma molto stressante, perché ci saranno tante fasi eliminatorie e poi di attesa. Ma qui siamo con Ivano Bettega, siamo nella prima parte di questa sprint nel parco, qua deve scavalcare questa recinzione, tante difficoltà. Per gli organizzatori, grande sforzo per allestire quella che sicuramente nel panorama orientistico forse la formula di gara anche più complicata. Ad arricchire il programma c'è stata anche una prova nazionale che si è disputata al mattino su una distanza tra la sprint e la middle, quindi
una media distanza, diciamo, poco meno, gara alla quale era prevista anche la partecipazione delle scuole con iscrizione gratuita e sulle scuole sta lavorando tanto la FISO, la Federazione dell'Orienteering. Sì, la FISO ma anche le società e lo stesso Matteo Dini lavora molto sul territorio, infatti queste mappe utilizzate per queste gare poi verranno utilizzate per quelle che sono le attività scolastiche. Vediamo Jessica Lucchetta, ragazza che sta crescendo molto in questa stagione, ha fatto un ottimo inverno, un camp sia durante la Puglia che poi in Spagna, è una ragazza sempre vicina alla vittoria, probabilmente quest'anno la vedremo spesso a podio. Sì, Lucchetta sicuramente tra le favorite, così come Anna Pradelle, Nicole Scalette, Caterina Dallera, appunto Nord, Caterina De Nardis, Eleonora Donadini e Viola Zagonel per la polisportiva Masi. Verena Troi l'abbiamo vista favorita non per questa formula della sprint, ma per l'ultima delle tre gare, Andreina e Adrienne Brandi. E poi Anna Rita Scalzotto, insomma le favorite sono tante, così come al maschile ovviamente Sebastian Indas, Riccardo Scalette e Lucas Patscheider che abbiamo già visto, questo è proprio invece Sebastian Indas PVT, e poi per la polisportiva Masi Alessio Tenani, Samuele Curzio, Florian Attinger ed Enrico Mannocci, per il primiero Roberto Di Sezzagonel, poi il Fonzaso schiera Mattia Scoppelle, il Grand Light Orienteering Team con Roberto Dalla Valle, Samuele Tait, GS Pavione con Damiano Betega che abbiamo visto prima e il GS Folgore con Ilian Angeli, come ricordavi tu Pietro, sicuramente un ragazzo giovane sempre da tenere d'occhio. Da tenere d'occhio, mentre qua arriva Attinger svizzero e dobbiamo segnalare per dovere di cronaca il forfè di Riccardo Scalette, febbricitante, quindi per il secondo anno di fila non lotterà per il titolo knockout. L'anno scorso a Feltre venne squalificato e non ebbe così accesso alla knockout di Belluno, invece qui a Recanati non è assente e quindi non potrà partecipare nemmeno domani. Però sapete, lui è uno specialista di titoli tricolori, ne ha già vinti più di 20 e si rifarà presto. Il palmarès è quello giusto insomma per Scaletta. Anna Rita Scalzotto intanto Park World Tour Italia SSD all'arrivo, anche lei in questa splendida piazza, e attenzione anche Caterina Dallera che stava andando davvero molto molto bene e fa meglio di Scalzotto. Non un pochino più dietro invece Jessica Lucchetta, ma tutte si qualificano per la gara knockout di domani. Molto molto bene Enrico Mannocci con un tempo di 17:56, è sicuramente da podio, e dietro Roberto Dalla Valle lontano dai primi. E Roberto Dalla Valle arriva in questo momento stremato, il ragazzo trentino si congratula, lo avete visto con Enrico Mannocci. Mattia Scoppella, anche lui sta arrivando, però anche lui è piuttosto dietro rispetto ai tempi fatti fino in questo momento fermati da Enrico Mannocci che abbiamo visto. Nicole Scalette intanto torniamo tra le ragazze, tra le donne per la prova al femminile. Sì, Nicole Scalette che non è certo una specialista, si difende sempre bene, Samuele Tait che si piazza nella top 10. Anna Caglio, donna sempre super veloce, oggi per lei non bene perché c'è qualcosa che non va. Intanto Sebastian Indast, anche lui stava andando molto bene fino a questo momento, stringe i denti, rush finale per il ragazzo del PVT che taglia ora il traguardo e va a fare lo stesso tempo alla fine di Enrico Mannocci. Arriva anche Ilian Angeli. Ilian Angeli è un ragazzo sempre che dà il 100%, anche per lui qualcosa che non va. Arriva Alessio Tenani, super esperto, quarto posto, 17:57. Qua invece le lacrime, la disperazione di Ilian Angeli che scopre di avere mancato un punto, e qua proprio disperazione totale, evidentemente ci teneva tantissimo, sono lacrime. È disperato sul serio. Allora va a vincere Lucas Patscheider davanti a Enrico Mannocci e Sebastian Indest. La Safchina, c'era anche questa ragazza estera, va a imporsi tra le donne, però poi Dallera vince la prova di Coppa Italia. Caterina Dallera, hai fatto sua questa sprint di Recanati dall'indubbio fascino. Sì, oggi è stato molto bello e molto caratteristico questo paese e mi sono divertita. Domani sarà completamente diverso come gara, però
vedremo di gestire al meglio tutte le gare, gli avversari, magari usare qualche tattica e poi vediamo di divertirci. A Recanati brilla Lucas Patscheider, finalmente tanta gioia qui sul traguardo. Sì, finalmente una gara che è andata abbastanza bene. E mi sono trovato bene, bene fisicamente, con una buona fiducia e confidenza nei miei mezzi sono riuscito a fare una buona prestazione oggi e speriamo anche le prossime. Abbiamo sentito dunque le voci dei vincitori di questa prima delle tre gare marchigiane, ora ci spostiamo ad Ancona, da Recanati quindi ci spostiamo in città per la seconda giornata di gare, ancora interviste, la voce dei protagonisti. Emiliano Corona, tracciatore di questa knockout, quali le difficoltà di questo esercizio specifico e così innovativo? Beh, la gara è molto particolare e comporta per gli atleti un sforzo fisico e mentale perché devono resistere per più round. Mi piace mettere in difficoltà gli atleti, penso che gli atleti vogliano questo da un tracciatore, quindi è una... sì, mi diverto e bisogna essere anche un po' cattivelli a volte. Allora, abbiamo sentito in particolare il tracciatore Emiliano Corona, di tracciatore di questa giornata di knockout, dove si assegnerà tra l'altro il titolo italiano di specialità. Vedremo quale sarà il verdetto finale. Gara sempre particolare questa, Pietro, no? Come hai spiegato già in precedenza. Certo, il mattino partono in 24, poi vengono qualificati i primi tre, poi i primi due, quindi è una gara, diciamo, un pochino che si basa sull'esplosività ma anche di logoramento, perché bisogna aspettare il proprio turno, gareggiare, non perdere la testa. Qua si qualificano in scioltezza Tait e Scopel, fuori Lucas Patscheider, clamorosamente ieri aveva vinto. Lucas Patscheider che veniva da 2-3 anni veramente complicati. Tanti infortuni per lui, tanti infortuni, a mononucleosi. Questo inverno invece si è andato ad allenare anche in Kenya, ha ritrovato probabilmente anche quella serenità che serve poi. E questo, cioè, vincere a Recanati, l'abbiamo proprio visto esplodere in una gioia quasi scomposta che non è da lui, ecco. Quindi da una parte la gioia di Patscheider, sì, dall'altra la frustrazione e la delusione di Gianangeli, no? Che abbiamo visto anche prima nelle nostre immagini. La prova tracciata da Emiliano Corona si sta svolgendo anche tra due ali di folla. Avete visto tanto pubblico in questa giornata di sole che accompagna le prove degli atleti, e questo davvero non guasta mai. Viola Zagonel, Polisportiva Masi, intanto sì, inquadrata dalle nostre telecamere. Tanto pubblico, come dicevi tu, il tracciatore che a sua detta è stato cattivello, e finalmente il sole in un'Ancona che ha regalato paesaggi spettacolari, dei colori bellissimi, anche un mare azzurro che poi diventa blu. Consigliato sicuramente da visitare, una città da visitare. Nicole Scaletti, intanto Unione Sportiva Primiero, una delle patrie, una delle terre dell'orienteering italiano, dell'orienteering azzurro. E mentre seguiamo questa gara, altre notizie da pianeta orienteering per quanto riguarda per esempio le finali dei campionati studenteschi di orienteering che si terranno a Rovereto e in Alpe Cimbra. Qui intanto gli atleti qualificati per la finale knockout, dicevamo, le finali nazionali campionati studenteschi per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le date previste sono quelle del 23 e fino al 26 maggio, e ora attenzione all'ospite. Oggi un ospite d'eccezione, Andrea Tonti, ex ciclista professionista, 4 volte azzurro, aiutato anche i suoi capitani a vincere corse importanti come il Giro d'Italia, e poi dopo una nuova carriera. Che fai adesso, Andrea? Una carriera sempre inerente al mondo del ciclismo, però è diventata più cicloturismo, quindi dal 2010, terminata la carriera professionistica, ho aperto un'attività di turismo legato al bike, perché abbiamo il nostro territorio presente dell'ottimo mare, presente alle colline, borghi fantastici, a pochi chilometri abbiamo la catena dei Monti Sibillini dove ancora oggi si può sciare, quindi un territorio da scoprire. Bicicletta, oggi orienteering, due sport appunto altamente sostenibili. Che impressione ti hanno fatto tutti questi orientisti nel tuo territorio? Ma io ho anche fatto un'esperienza personale di orienteering circa 10 anni fa, quindi anche lì sono stato abbastanza pioniere in materia. Allora, in bocca al lupo alla tua attività, alla tua nuova carriera e alle Marche. Ok, a presto, vi aspetto in bici.
E questo dunque era l'ospite di questa nostra puntata. Dicevamo prima, segnatevi le date dei campionati studenteschi di Orientini proprio per completare questo discorso legato alle scuole per quanto riguarda questa disciplina. Intanto siamo alla finale maschile della giornata knockout, che regala anche il titolo nazionale, come è così. Qua partono i maschi, ricordiamo i qualificati che sono Scopel, Bette, Gattenani, Mannocci, Tait e Mariani. Praticamente sono loro il meglio di questo di questa specialità che è partita. Qui si va davvero di fretta, bisogna essere agili e snelli, assolutamente, Pietro. Sì, agili, snelli, veloci con la mente, non bisogna farsi condizionare dagli avversari, ognuno sceglie con la propria mente. Arriva per primo a sorpresa Damiano Bettega, che batte Scopel, grande gioia per entrambi, ma c'è un problema, vediamo e scopriamo subito cos'è successo. Praticamente i primi due ad un passaggio stazione passano, una stazione non era stata attivata, non hanno sentito che non c'è stato il classico beep, quindi avrebbero dovuto puntonare manualmente, cosa che non hanno fatto, qui tutta la loro disapprovazione. Ma la vittoria in questo caso va a Mariani davanti a Tait e Mannocci. Qua c'è poi tutta una discussione, intervenuta la giuria, è stato applicato quello che è il regolamento. I due ragazzi promettenti, Bettega e Scopel, protestano, ma sono fuori, peccato per loro. Ma passiamo subito, non c'è tempo, il ritmo incalzante con questa knockout, la finale elite che vede una giovanissima Stella Cignini, Martina Palumbo, Nicole Scalet, Viola Zagonella, vediamo ancora Ekaterina Safkina e Caterina Dallera, vediamo chi sarà a vincere. Queste sono le migliori sprinter knockout e assistiamo a questo spettacolo, sempre grande pubblico qui ad Ancona. Insomma, c'è stato il colpo di scena allora per i due atleti alla maschile che sono stati esclusi dalla classifica, Damiano Bettega e Mattia Scopel, per i due atleti l'oggetto del contender, come ricordava Pietro, il passaggio ad un punto che presentava la stazione di rilevamento non attivata e quindi per regolamento sono stati esclusi. Ora invece la finalissima al femminile, Dallera, Safkina, Zagonella, Scalet, Palumbo e Cignini, e questa è Nicole Scalet, proprio dell'Unione Sportiva Primiero, che sta facendo molto bene. Sì, molto bene anche Stella Cignini, che è la vera sorpresa di questa finale, una ragazza molto molto giovane, ha 16 anni, quindi diciamo così è lei il volto futuro dell'orienteering, mentre qui vince il presente e il futuro, che è Caterina Dallera, brava. Molto brava, doppietta per lei, due gare, due vittorie qui nelle Marche, poi Viola Zagonel, in mezzo c'era la Safkina, e poi Nicole Scalet che arriva quarta, e quindi poi a chiudere il sestetto Martina Palumbo quinta e Stella Cignini sesta, che però come ricordava il nostro Pietro Illarieti ha fatto davvero molto molto bene. Allora Mariani, Tait, Mannocci al maschile, Dallera, Safkina, Zagonel per quanto riguarda invece la classifica finale al femminile. Ecco qua la premiazione, complimenti a questi atleti e complimenti anche agli organizzatori delle Marche, che si stanno impegnando da tanti anni per sviluppare l'orienteering in questa regione. In questa occasione abbiamo questo connubio IKP Prato che ha aiutato i ragazzi della Picchio Verde di Matteo Dini. Ancora la voce dei protagonisti. Alla fine di questa knockout rocambolesca spunta Francesco Mariani. Sì, non la sento proprio mia questa vittoria, però alla fine è arrivata e sì, sono contento così. Eravamo tutti in gruppo, avevo perso qualche posizione e cerchiamo di resettare la testa da sprint a bosco. E vediamo, sono fiducioso. Caterina Dallera, due vittorie in due giorni, e cosa ti può riservare ancora questa trasferta marchigiana? È stato un weekend molto proficuo, sono davvero soddisfatta, questo titolo ci speravo tanto e adesso è davvero una grande gioia. Non ho preso l'iniziativa, sono stata più indietro, magari seguendo le scelte delle altre. Ho approfittato alla fine gli ultimi punti più corribili per accelerare e sono riuscita a staccarle.
Terza giornata di gara allora, lasciata Ancona, la Middle al Bosco delle Cesane. Lasciamo la città per addentrarci nella boscaglia e qui le cose si fanno anche più difficili per chi realizza le immagini che vedrete sui vostri teleschermi. Intanto ancora i protagonisti. Il benvenuto del territorio a cura del sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni. Sì, buongiorno a tutti. È una splendida giornata, non soltanto dal punto di vista meteorologico, ma è una splendida giornata perché rivediamo dopo un po' di tempo tanta gente che si sta divertendo con un sano divertimento e quindi riempiono il cuore vedendo tanti bambini che corrono, che competono tra di loro, poi si abbracciano alla fine. È uno splendido territorio, pieno di energia e pieno di sana normalità. Siamo qui nel Bosco delle Cesane, un bosco predisposto per queste attività sportive, è un luogo naturale dove facciamo sia eventi sportivi che passeggiate per le famiglie. Qualche curiosità relativa a Fossombrone. Allora, Fossombrone è una città a dimensione Duomo, è una realtà centrale sulla vallata del Metauro, si pone tra Fano, che è il mare, e Urbino, che è l'entroterra. Molto importante per il comune di Fossombrone sono le frazioni, delle realtà piccole ma tanto piacevoli da visitare. E oggi traccia Massimo Bianchi, dopo due giorni gli atleti avranno ancora energie per questo bosco? Sì, avranno energie perché il bosco è bellissimo, ti viene da correre e se ti piace fare orientamento, questo è il bosco adatto. Il tracciato, soprattutto per l'elite, si sviluppa in tre tipi di velocità. In una prima parte dove sarà importante prendere la direzione giusta nel bosco fitto, una seconda parte molto filante ma da stare attenti con la direzione con la bussola e un finale di costa per entrare all'arrivo. Tutto pronto allora al Bosco delle Cesane, creato negli anni 40 proprio nel comune di Fossombrone, che ospita la terza ed ultima gara di questo trittico dell'orienteering nelle Marche. Marche che, come ricordava Pietro Ilarietti, credono in questo sport, hanno investito nell'orienteering e hanno investito, lo vedete, nei giovani e giovanissimi. Sì, due cose che mi hanno stupito una volta arrivati qua a Bosco delle Cesane. La prima è quando gli amministratori locali mi hanno detto: quello che vedi è un bosco artificiale, già la parola bosco è artificiale, in realtà è un bosco creato dall'uomo, prima qua non c'era nulla. La seconda, il grande piacere nel vedere una bandiera esposta dal Groenlight Orienteering Team, che aveva una, praticamente riproduceva l'immagine di Roberto Sartori, grande dirigente scomparso quest'inverno. E l'orienteering lo ricorda con grande, grande affetto. Quella che vediamo è l'ultima gara, sì, ma è anche forse, caro Pietro, la giornata delle rivincite, no? Ci sono state queste sì, squalifiche, no? Sia nella prima giornata sia nella seconda, vediamo se qualcuno riuscirà a rifarsi. Sì, sicuramente chi proverà a rifarsi sono i giovani come Dabiano Bettega, vorranno riprovarci anche magari Scopele, o però vediamo, perché tra le donne poi invece abbiamo appena visto partire Verena Troi quando c'è lei, così come quando c'è Sebastiano. Questa è la sua prova, no? Questa è la sua gara. È la sua prova, credo che lei sia venuta nelle Marche per godersi. Ecco, Ilian Angeli, un altro grande deluso che oggi cerca rivincite, per l'appunto. Sì. Ilian Angeli, GS Folgore, quella che stiamo seguendo, la prova Middle. È una gara che si svolge appunto in questo bosco artificiale, in un bosco che in gergo viene definito veloce, ma che è reso anche insidioso dalla pioggia caduta nella serata precedente, Pietro. È così, noi siamo arrivati la sera prima, c'è stato un fortissimo acquazzone che è durato per vari minuti. Tra l'altro le Regione Marche proprio qui ci hanno svelato un angolo di paradiso, abbiamo conosciuto una fondazione che si chiama Fondazione Girolomoni, che si occupa, tu pensa, già da 40 anni dello sviluppo dell'agricoltura biologica, con tutta una filiera e con una produzione di prodotti biologici, e ci hanno presentato la figura di Gino Girolomoni, che è stato questo diciamo così fondatore di questa fondazione, che poi è morto da qualche anno, però ha lasciato in eredità questo messaggio, ossia il coltivare green bio in un territorio che si presta, e quindi hanno creato anche delle attività produttive. È una bella cosa per il territorio. Beh, green è anche una parola che si presta perfettamente all'orienteering, come vediamo, quindi perché non parlare anche di agricoltura green
e bio ovviamente. Il tracciatore di giornata è ancora Massimo Bianchi, che come ci ha spiegato ha disegnato un percorso diviso nettamente in tre fasi, quella lenta, quella più tecnica e infine quella più veloce, dove bisogna sparare le ultime cartucce e cercare di portarsi al traguardo nelle posizioni che contano. Abbiamo visto anche Anna Pradel, un'altra delusa della knockout di Ancona, non è riuscita ad accedere alla finale, era veramente arrabbiata al termine della sua prova. Tra l'altro posso continuare il discorso sulla Regione Marche. La Regione Marche esprime delle eccellenze anche a livello industriale, ma subito Damiano Bettega che si piazza con un ottimo tempo, è sicuramente un tempo da tenere in considerazione, il suo 38.08. Dicevamo della Regione Marche che presenta ben 28 distretti industriali come la Lombardia, non è una grande industria, ma si parla di un'industria a portata d'uomo perché sono piccole realtà. È arrivata anche Jessica Lucchetta, ora Caterina Dallera in quadrata polisportiva Punto Nord, che si è aggiudicata le prime due gare marchigiane, qui un po' più indietro rispetto ai risultati delle altre due gare. Poi ancora Francesco Mariani polisportiva Masi, che anche lui è andato piuttosto bene nelle precedenti prove. Sì, Mariani è sempre lì e oramai è sempre nelle posizioni di vertice, oggi non è a podio, sicuramente Damiano Bettega ha fatto meglio di lui, bene Jessica Lucchetta con un 38 e 31, ma attenzione, Verena Troi sta andando veramente molto bene. Benissimo. Anche se lei ha dichiarato di non essere in formissima, ma qua come sempre quando c'è da faticare nella sua gara arriva con un ottimo tempo, 37 in testa e 39 primo posto. Tu pensa che lei dice che quest'anno non è in forma, di fatto lei è una delle coach della squadra nazionale, però in questo caso ha fatto meglio delle sue atlete. L'arrivo anche di Samuele Taite, questo è Mattia De Bertolis che stava andando bene e molto benissimo bene. Stava andando anche Sebastian Inderst, però attenzione, allora sono lì Mattia De Bertolis, Unione Sportiva Primiero, taglia il traguardo in questo momento, poi Mattia Scopel che è un po' più indietro, ma Sebastian Inderst va in testa, 36-24. Esatto. Il grande ragazzo del PVT davanti a Damiano Bettega, 38-08 del GS Pavione, e poi Mattia De Bertolis, 38-21, Unione Sportiva Primiero. E qui la soddisfazione del boss Gabriele PVT. Viale. Super festante Gabriele Viale, quando si vince si fa sempre prendere dall'emozione, lo ricordiamo ancora in lacrime per il podio in Coppa del Mondo. Beh, lì ne aveva ben d'onde, come si suol dire. Insomma, è vero, non è proprio quotidiano il podio in Coppa del Mondo per gli orientisti azzurri, lì davvero è stata una grande performance. Sì. E quindi giustamente da festeggiare. Anna Pradel all'arrivo, ma lo ricordiamo, vittoria per Verena Troi, 37-39 Terlaner Orientierungsläufer, poi Jessica Lucchetta 38-31 Orientier in terzo, e poi Viola Zagonel polisportiva Masi in 40-14. Questa la classifica, questo è Giacomo invece il fratello di Viola Zagonel. Direi bene, vorrei fare subito i complimenti agli organizzatori della ASD Picchio Verde di Matteo Dini e da tutti i ragazzi che ci hanno supportato anche con le riprese in questa occasione, quindi grazie a tutti loro, complimenti, ottimo lavoro. E qui subito il podio con Sebastian Indert che vince davanti a Damiano Bettega, e qui eccola qua la nostra Verena Troi, classe 1975, ma ancora sul gradino più alto del podio, brava, eccola qua nella voce dei protagonisti. Sebastian Inders, pronto riscatto dopo la delusione di ieri? Sì, ieri è stato proprio un po' una delusione, contavo di arrivare almeno in finale. La chiave è stata proprio di riuscire a spingere quando sapevo bene dove andare. Organizzatori marchigiani promossi? Oggi assolutamente sì. Molto bello. Si torna in bosco e ricompare Verena Troi. Allora, sì. questa era una sorpresa anche per me. Ho fatto una gara pulita tecnicamente e penso che le altre abbiano sbagliato di più, e quindi sono riuscita ad aggiudicarmi questa gara.
Si chiude questa tre giorni marchigiana, mi sembra che questi organizzatori si sono fatti valere. Ma certamente le Marche sono una regione che si è affacciata di recente al mondo orientistico, ma ha fatto passi da gigante in questi anni e la dimostrazione sono questi tre giorni di gare organizzati in maniera veramente soddisfacente, ma anche alle autorità locali che hanno favorito il successo di questa manifestazione. Allora si chiude qui il trittico marchigiano, abbiamo sentito le interviste a Sebastian Inderst, primo classificato, e poi a Verena Troi, anche lei vincitrice qui a Fossombrone, e poi l'intervista anche a Stefano Bisoffi, vicepresidente FISO che ha sostituito Sergio Annesi che non poteva essere nelle Marche, e queste sono le immagini finali, termina qui anche questa seconda puntata dedicata all'orientamento. Grazie Pietro! A presto!